In questo video tutorial vedremo come si sposta un oggetto e come si copia. Facciamo un rettangolo. Per muovere un oggetto, prima devo selezionarlo. In questo caso sono tutte entità singole, quindi seleziono tutto il rettangolo con un doppio clic all'interno. Poi vado a prendere il comando di movimento. Il movimento può essere fatto da un punto preciso a un altro oppure a una certa distanza dalla posizione originaria. Ossia, se voglio spostare questo rettangolo di una dimensione precisa sull'asse rosso, posso andare a fare un primo clic in un punto qualsiasi, anche esterno, e poi mi muovo lungo l'asse rosso, vedo appunto che mi appare la linea tratteggiata rossa. A questo punto, nell'UCB, anche senza andarci, posso andare a scrivere per esempio 2 e invio, e avrò mosso questo rettangolo di 2 metri lungo l'asse rosso. La stessa cosa vale per gli altri assi. Se invece voglio andare a spostare un oggetto e andarlo ad agganciare a un altro oggetto presente nell'area di disegno, dovrò fare la stessa cosa, però a quel punto il mio primo punto deve essere il punto in cui voglio poi spostare, ossia posso fare un clic qui e per esempio andare a fare un clic nel punto in cui lo voglio spostare. Come si fa a copiare questo oggetto? Il comando di muovi è in realtà anche un comando di copia. Se io seleziono questo rettangolo, prendo il comando di movimento e clicco una volta sul tasto CTRL, vedo un più sulla basso a destra dell'icona del comando move che mi sta a indicare che adesso, quando faccio questo movimento, sto facendo in realtà una copia. La copia può essere anche multipla. Come funziona? Io seleziono questo oggetto, prendo il comando move, si può anche attivare dal tasto M, poi premo sul tasto CTRL finché non mi arriva, non vedo un segno di più vicino all'icona, e poi faccio la prima copia, magari do una distanza 5 invio. A questo punto, se voglio fare n copie, diciamo 3 copie, sempre alla stessa distanza, quello che devo scrivere è 3x e do l'invio. A questo punto sono 4 le copie, quella originale più 3, tutte a distanza di 5 metri. Ovviamente se adesso scrivessi 6x ne farebbe 6 più l'originale e così via finché non esco dal comando. Quindi se riscrivo 2x ne vedrò 3. Questa si chiama copia multipla esterna. Esiste anche una copia multipla interna che funziona in questo modo. Seleziono questo oggetto, prendo il comando muovi, clicco sul CTRL e faccio la prima copia ad una distanza, questa volta diciamo di 20 metri. Dopodiché scrivo per esempio 3 slash invio. A questo punto ha fatto una copia interna, cioè ha preso la distanza che io ho dato alla prima copia e l'ha divisa in 3 parti uguali, in modo che adesso questi 4 rettangoli siano tutti alla stessa distanza.